benvenuti al nostro speciale elezioni dedicato al voto del 14 e 15 maggio. Si vota in 31 comuni d'Abruzzo, come forse avete imparato, e in alcuni comuni c'è o ci sarà possibilità di ballottaggio, sono i comuni sopra i 15.000 abitanti. In questo caso invece parliamo di Loreto, e questa sera parliamo proprio di Loreto e del voto a Loreto Aprutino, comune sotto i 15.000 abitanti. Dunque si voterà per l'elezione della sindaco e del consiglio comunale con una votazione secca, per così dire. Però i giorni restano 2, 14 e 15 maggio. Il 15 maggio le urne si chiudono alle ore 15 e dunque c'è tutto il tempo per scegliere i propri rappresentanti nel comune, a Palazzo di Città. Sono candidati a sindaco per il comune di Loreto in 3, sono anche 3 le liste, e noi andiamo subito a presentarli, poi lasceremo anche che si presentino un po' più da soli, cercheremo di conoscere le persone oltre ai candidati a sindaco, perché i cittadini possano anche farsi un'idea sulla base appunto di una conoscenza, di un'impressione, di una sensazione anche personale. Sicuramente Loreto non è una grande città, per cui sono persone già conosciute, hanno in alcuni casi esperienza politica pregressa, però cercheremo di saperne di più, sempre nel rispetto della par condicio, sempre con un tempo identico per tutti, per le rispettive risposte. Vi ricordo che sono 2 minuti e mezzo ciascuno la risposta, e che c'è un timer che delinea proprio questo limite. Cominceremo con dopo il sorteggio, con il candidato a sindaco alla mia destra, vale a dire con Renato Mariotti, proseguiremo con Gianluca Buccella e con Manuela Vallozza. Allora, cominciamo subito con Renato Mariotti, candidato sindaco della lista Loreto 2030, o 2030, poi ne parleremo, geometra, con una spiccata attenzione, come ha dichiarato più volte, per il mondo giovanile. Vedremo in che modo, nella parte che verrà riservata al programma, cercherà di porre attenzione appunto a questa particolare categoria, passatemi il termine. Ma intanto io vorrei sapere chi è Renato Mariotti. Renato Mariotti è un geometra che ha dedicato la sua vita al sociale. Fondamentalmente ho avuto esperienza di oltre 20 anni in attività sportive, vicino ai settori giovanili del nostro comune. Attualmente sono presidente del comitato per il centro storico di Loreto Aprutino e rivesto carica di consigliere nazionale del Comitato Nazionale Fair Play, un'associazione etica del CONI, con la quale portiamo in giro per l'Italia i valori dello sport in generale, per raccontare ai ragazzi e rieducare un po' le giovani generazioni rispetto a quelli che sono i veri valori dello sport. Lei avanza qualche secondo se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ce lo risparmiamo per dopo. Allora andiamo avanti? Sì, andiamo sì. Avanti. Andiamo a conoscere invece l'altro candidato a sindaco, che è Gianluca Buccella, e anche lui chiedo una presentazione. Intanto la lista si chiama Loreto Conta. E in che modo vuole presentarsi Buccella? Io ho 52 anni, sono sposato con una bellissima moglie con cui condividiamo un bellissimo figlio, sono editore da 27 anni di un periodico che esce nell'area vestina, da 2 anche su Pescara, sono imprenditore e presidente di un consorzio che è dal 2001, un consorzio che annovera tra i suoi soci enti pubblici e privati. Abbiamo molti comuni, l'ente parco del Gran Sasso e università. E cosa ci occupiamo? Ci occupiamo dello sviluppo del mondo rurale, della promozione del prodotto tipico e del turismo attraverso i PSL, piani di sviluppo locali, o PSR, piani di sviluppo rurali. Sono vicino al mondo del volontariato e della cultura, sono un volontario della Croce Rossa Italiana
In passato ho rivestito la carica di presidente provinciale del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, e della carica del presidente provinciale dell'ASI, Alleanza Sportiva Italiana. Attualmente sono anche consigliere della Fondazione Musei Civici e ho ricoperto anche la carica di presidente regionale della Confimi, che è la Confederazione Industria della Manifatturiera. Andiamo alla candidata Manuela Vallozza, la lista è Impegno Comune per Loreto. Buonasera, io sono Manuela, ho 62 anni, sono madre di tre figli e sono vedova da 18 anni. Svolgo l'attività di libero professionista commercialista proprio a Loreto Aprutino, dove vivo da più di 50 anni, diciamo così. Amo molto la musica e lo sport, ma amo soprattutto la mia famiglia, che mi ha dato tanto da fare, ma con amore ho portato avanti da sola. Ho svolto ruoli non politici in precedenza, ma di revisore dei conti nella Fondazione Pescara Abruzzo e anche nel comune di Loreto Aprutino. Bene, allora tutti e tre si sono tenuti qualche secondo in più e quindi diciamo siamo in perfetta parità. Continuiamo il nostro giro di domande, adesso dal personale al politico si diceva una volta, cerchiamo di capire e di intanto sapere come avete scelto il simbolo delle vostre liste, poi vorrei che mi parlaste anche nella stessa risposta proprio della composizione della lista, dove avete pensato di attingere i componenti, insomma qual è il gruppo, come è composto il gruppo che vi affianca in questa avventura. Cominciamo ancora da Mariotti e poi proseguiremo con gli altri, ricordo la lista Loreto 2030, ecco nel caso di Mariotti cominciamo anche proprio dal nome, lo faremo anche con gli altri, perché 2030 o 2030? 2030 o 2030 dipende da come si legge. All'inizio, quando ho iniziato appunto a costruire la lista mattone su mattone, si è pensato a un nome che potesse dare da subito la visibilità ad un progetto a lungo termine, un progetto su Loreto, cosa potrà diventare Loreto tra qualche anno. E 2030 perché sono coinvolti soprattutto le generazioni dei ventenni e dei trentenni che sono intorno al nostro comitato che poi ha dato vita alla lista civica. Giovani quindi, in gran parte composta da giovani questa lista? In gran parte è composta di giovani, la media di età delle tre liste, la nostra è la più bassa, ma non è tanto la composizione della lista, è che alla base c'è un comitato cittadino che è nato da almeno 4 anni, che ha iniziato a lavorare su Loreto, ha iniziato a lavorare con l'interesse di molti giovani locali, appunto ventenni e trentenni, e poi qualche mese fa tutti insieme abbiamo deciso di presentarci come lista civica per una sfida per il nostro comune. Andiamo a Gianluca Buccella, ripeto la lista a Loreto conta, intanto perché la scelta di questo nome e anche come è composta la vostra lista. Allora, la scelta del nome perché per noi Loreto conta in tutti i sensi, abbiamo scelto il simbolo del gallo perché il gallo è il simbolo della rinascita, che il gallo tecnicamente annuncia l'alba dopo le tenebre della notte. E anche la sveglia. La sveglia, sì, annuncia la sveglia. Quindi, ma anche per noi, perché è come se stesse a ricordare che ogni giorno noi, nel momento in cui andiamo ad amministrare, dovremmo cominciare la mattina a lavorare, a pensare per il bene del paese. E la lista, diciamo che abbiamo i candidati, un paio di candidati più giovani di tutte le altre liste. E l'età media pensavo che era la mia, adesso ascoltavo Renato, ma la fascia di età è quella la media più bassa, però è anche il sindaco più giovane rispetto alle altre due liste.
Io l'ho composta sulle competenze, perché abbiamo un progetto, un programma ricco che ha bisogno di competenze. Abbiamo professionisti che si occupano nella vita privata di programmazione di fondi comunitari, abbiamo professionisti che si occupano del sociale, dell'industria, abbiamo anche imprenditori agricoli e giovani, come dicevo, due giovani che studiano ma lavorano anche, quindi sono vicini al mondo delle giovanile in qualche maniera. Vado avanti con Manuela Vallozza. Impegno comune per Loreto è la lista, anche lei la stessa domanda: come ha scelto i componenti di questa lista, come ha scelto di farsi affiancare? Allora, nella nostra lista ci sono ruoli eterogenei, diciamo così, ci sono imprenditori, ci sono pensionati, c'è una casalinga, ci sono liberi professionisti, un architetto, un avvocato, ma soprattutto, ecco, abbiamo voluto prendere persone provenienti da varie zone di Loreto per rappresentare appunto tutte le zone. E quindi in questa lista, il nome di questa lista racchiude un po' quello che noi vogliamo fare, cioè un impegno comune. Tutti i componenti della lista vogliono impegnarsi insieme per fare qualcosa di pratico, di utile per la cittadinanza di Loreto. Chiedo a tutte e tre il racconto, se c'è, di un'esperienza politica pregressa, anche lontana o meno. Mariotti. Sì, da parte mia c'è un'esperienza politica di oltre 20 anni fa. Ho rivestito la carica di assessore alla cultura, al turismo e alla salvaguardia dei prodotti tipici nel comune di Loreto Brutino. Erano gli anni a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, gli stessi anni in cui sono nate quelle generazioni che oggi sono vicine al nostro comitato, comitato che è formato da persone che sono impegnate in tutte le attività civiche di Loreto. Ci sono professionisti piuttosto che pensionati, gente appunto dedicata al sociale, operai, quindi abbiamo insomma un'area importante che va ad incidere su quella che è la vita di tutti i giorni. Mucella, esperienze pregresse in politica? Sì, io ho iniziato proprio come consigliere di minoranza quando l'assessore Mariotti era al governo. Di lungo corso. Di lungo corso. Poi, dopo un paio di consigliature, mi sono ripresentato con una lista civica e sono diventato di nuovo consigliere, ma sempre di minoranza. Quindi sono le due consigliature che mi porto sulle spalle. Poi sono stato in provincia come presidente di Provincia Ambiente S.p.A., dopo nominato dall'allora provincia della presidente della provincia Guerino Testa. Bene, e Vallozza, stessa cosa, esperienze pregresse? Allora, io molto tempo fa, diciamo 25-30 anni fa, sono stata candidata in una lista sempre civica, e anche appoggiata da mio marito, che era il vero, diciamo, appassionato della politica. E non sono stata eletta, e dopo quell'esperienza ho abbandonato completamente il mondo della politica, e anche presa dai tanti impegni familiari e di lavoro. E ultimamente, da qualche anno, diciamo così, mi sono un po' riappassionata, ho ricominciato a frequentare il gruppo, il direttivo e il circolo, e poi sotto elezione, diciamo, sono aumentate queste riunioni, però devo dire che in passato non ho ricoperto nessun ruolo.
questo, mi ho fatto questa domanda perché tutti e tre, mi pare di capire, avete in comune comunque un periodo di distanza, di presa di distanza dalla politica attiva, intendo, poi ovviamente tutto è politica. Allora vi chiedo, cos'è che vi ha spinto a mettermi in gioco in prima persona, a riavvicinarvi? Mariotti. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto l'interesse per la nostra cittadina. Negli ultimi, faccio sempre un po' riferimento a una linea di confine che potrebbe essere quella del 2009, purtroppo di quella data tragica per l'Abruzzo, e effettivamente dal 2010 al 2023, negli ultimi 13 anni, c'è stato un vuoto rispetto a quello che poteva essere un eventuale sviluppo della nostra cittadina. Se prendiamo i ragazzi che nel 2010 avevano 20 anni, oggi hanno 33 anni, fondamentalmente è stata bruciata una generazione rispetto a quello che poteva essere l'interesse nell'attività politica piuttosto che nell'attività civica di Loreto Prutino. E per questo più o meno 4 anni fa abbiamo promosso la costituzione di un comitato che si potesse interessare per una rinascita del nostro luogo attraverso una valorizzazione del territorio, attraverso il recupero del centro storico. Quindi una rinascita dell'attenzione proprio ispirata da questo. Invece cosa ha ispirato il ritorno alla politica attiva di Buccella? Io, al di là della parentesi delle due consigliature, non mi sono mai stancato di fare politica, perché poi politica si può fare anche attraverso altri strumenti. Io, come dicevo prima, edito un giornale, quindi ci occupiamo da sempre dei problemi del territorio, del paese e dell'area vestina. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto che due gruppi che sono sempre stati all'opposizione mi hanno indicato come possibile candidato sindaco per fronteggiare questi 10 anni che secondo noi sono stati, sotto l'aspetto amministrativo, deludenti, uso un eufemismo. Abbiamo fatto una lista che poi si è arricchita anche di un elemento che era in amministrazione, che faceva opposizione all'interno dell'amministrazione e che più volte per questo ha rischiato il posto in giunta da parte del sindaco uscente Starinieri. Quindi ci ha spinto adesso a cercare di recuperare i 10 anni perduti, come diceva Renato, di ricostruire un paese morto, dove tutto è in decadenza, dove c'è un centro storico transennato dall'alto in basso e dove le contrade e i quartieri sono stati abbandonati a se stessi. Vallozza, la domanda, poi andiamo un po' nel dettaglio appunto dei programmi. Ma a me fondamentalmente, diciamo, la voglia di fare qualcosa di concreto per il paese, sinceramente è questo che mi ha spinto, perché vedo la politica come un servizio e quindi il mio lavoro che mi ha portato ad essere sempre un tipo concreto e la mia capacità di organizzazione ho pensato potesse essere utile e per questo mi hanno chiamato. Sono una persona anche a detta di molti seria, leale, trasparente e tutte queste competenze, facoltà, diciamo, doti vorrei metterle a disposizione del bene comune. Allora andiamo a parlare di programmi. Loreto è una bella cittadina, economia molto legata all'olio, lo sappiamo tutti, fa parte del famoso triangolo d'oro e per fortuna che c'è, perché è una dote sicuramente del nostro Abruzzo, un territorio vocato dunque a questo, ma che probabilmente ha necessità, voglia e anche
è già pronto per affrontare altre sfide sotto il profilo dello sviluppo economico e anche in chiave turistica. Vorrei partire proprio dai settori, diciamo così, nelle rispettive liste, nelle rispettive competenze e nell'eventualità di una elezione di uno di voi a sindaco, rispetto al territorio, alle vocazioni territoriali di Loreto, dove andreste ad agire di più? Poi parliamo del programma completo, però cominciamo da questo. Cominciamo questa volta da Vallozza e torniamo indietro, così mettiamo... Allora, io come dicevo prima vorrei andare molto sul pratico e quindi per me la cosa prioritaria è portare avanti le cose avviate, i lavori già in essere e soprattutto dal punto di vista strutturale, perché comunque Loreto ha bisogno di riaprire molte strade nel centro storico che sono state purtroppo chiuse per via del terremoto, e lo stesso palazzo municipale, e quindi anche battere molto sul portare avanti per esempio la caserma nuova che è stata fatta, bisogna concludere i lavori anche se siamo ormai in prossimità, però c'è il collaudo da fare, quindi vorrei dare un'accelerata a queste cose in modo da poter offrire ai cittadini visibilmente le cose che sono state comunque fatte, ben fatte, ma non ancora terminate. Poi si potrebbe parlare anche di tante del turismo, del commercio, e Loreto ha molti prodotti proprio DOC, il vino, l'olio, e valorizzare questi prodotti è sicuramente nelle nostre priorità. E per i giovani c'è la consulta giovanile, che è un organo istituzionale creato proprio dalla passata amministrazione, e quindi implementare queste forme di aggregazione. E nel sociale c'è anche molto da fare, c'è un ente strumentale in ambito distrettuale sociale che garantisce i servizi alle persone, diciamo, più deboli e bisognose. Insomma, tutte queste cose penso che il nostro programma è ben fatto e molto concreto, e vogliamo fare queste cose. Buccella? Io parto dalla domanda principale. Loreto, eccellenza dell'olio, non solo, c'è anche il tondino del Tavo, che è un prodotto eccellente dove ha scelto Loreto di fare la propria sede. Ci abbiamo il vino anche lì è un territorio bellissimo, magnifico per quanto riguarda quel prodotto, con nomi artigianali, insomma, importanti per noi, per Loreto e per l'Italia. Il turismo è molto importante anche esso, che è legato al discorso, al concetto del prodotto tipico e del territorio, e dobbiamo farlo interagire con i musei, dove io ripeto, sono consigliere della Fondazione Musei Civici, musei che bisogna che applicano una politica diversa rispetto a quella fatta fino ad oggi, e bisogna in qualche modo, tramite i prodotti tipici, il territorio e i musei, portare turisti a Loreto Aportino o riportarli se vogliamo, ma soprattutto tutto questo va fatto anche insieme agli altri paesi limitrofi, perché oggi agire in maniera singola diventa, come dire, non porta frutti, quindi bisogna fare un discorso di marketing, di promozione, di eventi insieme agli altri paesi, ognuno valorizzando quello che ha. Questo è un po' sotto quell'aspetto iniziale della domanda che lei mi ha fatto. Poi abbiamo chiaramente il programma è molto vasto, e noi partiamo sempre pure dal recupero del territorio, del suo centro, e non solo del centro storico, di tutto il territorio. Ci occuperemo di cittadini, non solo quelli di 20 o 30 anni, ma di tutte le fasce d'età, questo è normale.
Abbiamo il recupero del patrimonio artistico, lo sviluppo dell'energia sostenibile, dell'ordinaria amministrazione, manutenzione della scuola, ecco, è molto ricco. L'unica cosa è, rispetto ad altri programmi, che il nostro non è un programma demagogico, noi indichiamo dove, come fare e dove prendere le risorse per realizzare quello che diciamo. Mariotti? Partiamo proprio dal punto focale. Quando abbiamo parlato del Triangolo d'Oro, siamo inseriti all'interno dell'area, della più ampia area vestita, che nel 1996 ha avuto il riconoscimento dell'olio DOP Plutino Pescarese, che è stato il primo riconoscimento a livello europeo che è stato dato in Italia. Certo, assolutamente è necessario fare un discorso di area, già con le altre amministrazioni abbiamo veramente ottimi rapporti, abbiamo già instaurato da un paio d'anni collaborazioni con il nostro comitato. La ricchezza di Loreto, comunque dell'area, ma in particolare di Loreto, è la terra, questo non lo possiamo nascondere, abbiamo prodotti di eccellenza. Se vogliamo parlare appunto dell'olio, primo riconoscimento DOP in Italia nel 1996, abbiamo 15 frantoi sul territorio, vino, abbiamo almeno 10 cantine che hanno il prodotto di eccellenza, conosciuto a livello internazionale, abbiamo i prodotti, ecco, negli ultimi anni è stato promosso e ha avuto grande visibilità il tonnino del tavolo, come diceva giustamente Gianluca, sono tutte eccellenze del prodotto e che caratterizzano oltretutto tutte le contrade di Loreto. Se vogliamo parlare della contrada della zona di Passo Cordone, che noi chiamiamo storicamente dell'Oltretavo, dove sono presenti tutte le eccellenze del nostro territorio, se vogliamo parlare degli allevamenti, quindi carne, insaccati, formaggi, latte, olio, vino, prodotti ortofrutticoli. Se vogliamo parlare della contrada di Fiorano, altri prodotti di eccellenza, soprattutto per quanto riguarda l'olio e soprattutto per quanto riguarda la storia. A Loreto abbiamo 37 siti archeologici che negli anni sono stati indagati e che hanno contribuito a creare un importante polo museale che abbiamo a Loreto, con la presenza dei settori, insomma, ceramica, eccetera. Allora, intanto grazie, rimangono 2 minuti, vi potrei dare 10 secondi a testa per dire perché dovrebbero votare per voi. Se ce la fate in 10-15 secondi vi concedo l'appello al voto, altrimenti riepiloghiamo tutto. Proviamo? Allora, io chiedo la fiducia in me stessa, che sono una novità in assoluto in questa tornata elettorale, però la mia lista è formata comunque da figure provenienti dall'amministrazione precedente, perché noi vogliamo dare continuità a quello che è stato fatto. Basta. Prego, Buccella. Allora, io non ho mai, io lo dico sempre ogni sera, io non ho mai governato, quindi non guido una lista che rappresenta la continuità con la passata amministrazione, quindi siamo la discontinuità degli ultimi 10 anni. Credo che sia giunto il momento di mettere a frutto e di capitalizzare tutte le esperienze relazionali con il mondo della cultura, del lavoro e del sociale per il bene e della crescita del nostro paese. Mariotti? Sono stati bravi. La nostra è una vera lista civica che va rappresentata da tutti gli strati sociali. Abbiamo un grandissimo entusiasmo, competenze e siamo convinti che votando Renato Mariotti sindaco tornerà tanto entusiasmo che servirà tantissimo per la ripartenza.
Allora, grazie anche ai nostri telespettatori. Abbiamo ascoltato i candidati a sindaco di Loreto alle prossime elezioni amministrative, Renato Mariotti per la lista Loreto 2030, Gianluca Buccella per la lista Loreto Conte, Emanuela Ballozza per la lista Impegno Comune per Loreto. Continuità, discontinuità e altro, per così dire, li ha sono le parole che hanno caratterizzato questo incontro. Io vi do appuntamento naturalmente a tutte le altre programmazioni di Rete 8 e agli altri appuntamenti con le elezioni. Grazie per averci seguito e buona serata.